Mi chiamo Giulia Quaggio, sono docente a contratto all'Università di Modena e coordino il panel sulla paura negli anni 80. La paura è un'emozione shock che nasce dalla presa di coscienza di una minaccia pressante ed urgente. Allo stesso tempo le collettività hanno da sempre interagito e dialogato con questa paura. Il nostro panel in concreto affronta questo tipo di emozione nel corso degli anni 80, cercando di indagare la relazione con le trasformazioni sociali ed economiche nel corso di questo decennio. Si cerca di andare oltre a una visione manicheista di questo decennio. Infatti, tradizionalmente, gli anni 80 sono stati visti come un'epoca di disimpegno edonista. E invece il nostro panel vuole, certo, recuperare questa attenzione nei confronti del ripiegamento nel personale che caratterizza la fine degli anni 70 e 80, ma allo stesso tempo anche indagare dal basso sulle inquietudini o età dell'ansia, come definisce Tony Judd quest'epoca, e in concreto analizzeremo la paura sia come paura rispetto a qualcosa che può succedere, ovvero per esempio la paura di una possibile guerra atomica nel corso della cosiddetta seconda guerra fredda, sia nei confronti dell'altro che assume via via le vesti del, ad esempio, del malato di AIDS, del drogato, o del malato psichiatrico o dell'immigrato. In concreto il mio panel si sofferma sulla paura nucleare, ovvero indaga attraverso le manifestazioni visive dei movimenti per la pace che si svilupparono abbondantemente contro i missili nucleari Comiso nella prima metà degli anni 80. Cerca di indagare che tipo di paura rappresentò per l'Italia il timore di un possibile conflitto nucleare. In concreto parte dall'idea che la paura nucleare di per sé racchiuda più paure e diventi uno strumento per indagare dal basso, ma attraverso anche un angolo di lettura socioculturale, le trasformazioni per l'appunto dell'Italia dalla fine degli anni 70 agli anni 80, e quindi arrivare a spiegare questo decennio non semplicemente come un decennio di transizione verso la fine dell'equilibrio bipolare e la fine della guerra fredda, né cercare di spiegare questo decennio esclusivamente come un ripiegamento nel privato, ma come un momento di ridefinizione di valori. E in concreto nel mio panel, analizzando la paura nucleare in questi movimenti che si sviluppano dal basso, i comitati per la pace, vedere come si definisca una nuova idea di democrazia, ma anche nuovi modelli di mascolinità rispetto appunto al timore della guerra, e anche un nuovo rapporto tra partiti, moralità e società. Pertanto la paura e l'analisi di questo sentimento, emozione, nel nostro panel diventa essenzialmente uno strumento per provare a definire sia le continuità che un decennio come gli anni 70 ravvisa nei confronti degli anni 80, ma anche per cercare di spiegare attraverso appunto
la società, come sia cambiata l'Italia nel corso degli anni Ottanta.